Parte il progetto di riqualificazione dell'illuminazione esterna dei comparti industriali di ARAP Abruzzo a cura di Era Luce. I lavori riguarderanno 4.000 punti luce che consentiranno un risparmio energetico del 67%. Le aree industriali che saranno riqualificate sono 6: Avezzano, Casoli, L'Aquila, Sulmona, Teramo e Vasto. Il costo complessivo del progetto è di 4 milioni di euro. È uno dei tanti passi importanti che con ARAP stiamo facendo per riportare i consorzi industriali a poter davvero offrire servizi alle aziende che sono insediate sul territorio e ad evitare che invece scappino, come è accaduto nel passato e come accade, perché trovano aree industriali senza illuminazione pubblica, con le strade sfasciate, senza fibra, senza digitale, senza servizi. Dall'ARAP offre servizi, presenta progetti innovativi molto importanti come questo di Era, che nel giro di meno di un anno investirà oltre 4 milioni per rifare tutti i punti luce, a modernizzarli, riducendo di 2/3 il consumo energetico, quindi una grande attività di risparmio nella filosofia dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, ma soprattutto di offrire alle imprese servizi adeguati e meritevoli di un insediamento industriale. Le nuove infrastrutture che rinforzeranno le aree industriali abruzzesi non prevedono solo luce, ma anche strade e trattamento dei rifiuti. Per troppo tempo abbiamo pensato ai megaprogetti, ma non abbiamo pensato al fatto che le imprese avevano necessità di avere le infrastrutture per molto tempo abbandonate. Quindi ARAP, con questo project financing, prima di tutto mette un punto fermo sul pezzo di illuminazione, cambiando 4.200 pali della luce, mettendo i LED, ma è solo il primo passo. Si passerà con i finanziamenti europei alle strade, ai sottoservizi e poi ai temi che sono collegati al PNR, che sono l'ICT, quindi la fibra in tutte le aree industriali, e il trattamento dei rifiuti.